Volevo dedicare una serenata a chiunque abbia voglia di ascoltarla. Non sto per proporre matrimonio e non sto neanche per cantare quanto è bello il mio amore, niente di tutto ciò. Volevo dedicare una serenata agli indecisi, quindi un po' anche a me. Sapete, l'altro giorno mi sono guardato indietro, non fisicamente perché detto molto sinceramente aver visto un deprimente sciacquone che avrebbe azzerato tutto. Mi sono guardato indietro metaforicamente. È come se fossi stato capace di rivivere gli ultimi 5 anni della mia vita nel tempo di una cag... Vabbè, avete capito. Insomma, ho visto di tutto. Ho visto il mio primo giorno di liceo, ero così spaventato, non sapevo se ero pronto, tutto stava cambiando. E poi ho visto i miei amici, quelli che spero di poter aver vicino per sempre. I miei innamoramenti, iniziati senza mai finire e finiti senza mai essere iniziati. E poi ho visto le cose che hanno cercato di insegnarmi, tutte cose che sembravano fatte apposta per confondere. Ho studiato l'ablativo assoluto, il genitivo assoluto, l'accusativo alla greca, poi c'è stato il problema dei falsi amici in latino, poi dei falsi diittonghi in greco, poi dei falsi e basta. Ho studiato questa cosa che mi hanno venduto come indispensabile per la mia esistenza, il duale, che se è davvero così importante, io mi chiedo perché non ne avevo mai sentito parlare prima. E poi arriva una nuova professoressa e mi dice che il duale non serve un cazzo, coglione, ci avevi creduto? E il duale diventa dualismo, prima platonico, poi cartesiano, poi kantiano. Ho studiato tantissime cose che prima della verifica mi sembrava di non ricordare per nulla e con me tutti i miei compagni. Ma poi, per strani motivi, ero sempre io l'unico col voto rosso. E tutti gli altri facevano gli stupidi, no? Ma è incredibile, ma non ci credo, non me l'aspettavo, mi spiace, ma va. Però, guardandomi indietro, ho visto soprattutto le fantastiche, le bellissime cose che questa scuola mi ha dato la possibilità di fare. Tutte le persone che ho conosciuto. In questi 5 anni, in questa scuola, sono cresciuto. Sempre metaforicamente, perché diciamocelo, fisicamente non diventerò mai Karim Abdul-Jabbar. Diciamo che si è ingrandito il mio cuore. Diciamo pure che si è ingrandito il cuore di tutti quelli che hanno passato 5 anni qua. Quasi tutti quelli che hanno passato 5 anni qua. Certo, ci sono professori che non ti comprendono, che ti trattano male, certo, ci sono cose che proprio non ti andranno giù. Ma alla fine, quando sarai grande, quando avrai passato questi 5 anni e ti guarderai indietro, metaforicamente, capirai di aver fatto la scelta giusta, perché capirai di aver veramente vissuto. Ecco, questa serenata scanzonata e sconclusionata sta per finire, ma prima di tirare lo sciacquone e di salutarvi, mi sento di dirvi un'ultima cosa. Non abbiate paura se non vi sentite ancora sicuri. Non fatevi prendere da ansie perché non sapete ancora cosa fare. L'unica cosa importante è che non smettiate mai di sognare, anche da un balcone.